Da 15 anni la famiglia Franceschini di Tossicia combatte una battaglia estenuante contro la burocrazia per ricostruire il loro immobile dichiarato di interesse storico-artistico danneggiato dal sisma del 2009. Questo edificio rischia di andare in frantumi a causa di cavilli burocratici che ne ostacolano la ricostruzione. Nonostante l'immobile sia stato riconosciuto come patrimonio storico-artistico, le lungaggini burocratiche hanno rallentato il processo di ricostruzione, mettendo a rischio un pezzo importante della storia locale. Non è stato potuto riparare per incredibili, diciamo, scelte sbagliate di alcuni organi istituzionali, ma soprattutto fin dall'inizio per una scelta discriminatoria che lo Stato italiano, con una legge del 2009, la numero 77, ha attuato nei confronti di una notevole parte della cittadinanza abruzzese, ossia i cittadini che residenti e che proprietari di un'abitazione nei centri storici dei comuni del cosiddetto cratere sismico, cioè quei comuni come Tossicia, ma ne sono 57 del 2009, oltre l'Aquila, che avevano ricevuto maggior danni. Questo ha portato che, secondo quella legge, proprio quei cittadini che avevano i maggiori danni dovevano attendere per chiedere il contributo statale per la riparazione, perché doveva essere prima approvato, predisposto, adottato e approvato un nuovo strumento urbanistico denominato piano di ricostruzione dei centri storici, che Tossicia purtroppo non ha approvato nei termini, diciamo, di legge, come la maggioranza dei comuni. La famiglia ha presentato numerose richieste e documentazioni, ma ogni volta si è trovata di fronte a nuovi requisiti e procedure che hanno ulteriormente ritardato i lavori. Questo ha creato ovviamente una serie di ritardi a catena e noi non abbiamo potuto riparare questo immobile che chiaramente si sfalda e si macera ogni giorno di più. Abbiamo scritto dal 2018, io, mia madre e mio fratello, a tre governi, governo Conte 1, Conte 2, Draghi e Meloni, ma nessuno ci ha risposto su questa problematica, anche perché evidentemente non vogliono ammettere la responsabilità stratosferica proprio dello Stato italiano, perché è una bruttissima storia che macchia veramente la democrazia, la libertà, la trasparenza e la legalità dello Stato italiano.